salutiamo, ringraziamo intanto il dottor Nardelli, salutiamo la signora Carraro, dottor Trains, l'abbiamo annunciata prima che lei veniva, ne arrivava, quindi come è vicepresidente, come volete, vicepresidente dell'industria Treviso e responsabile della formazione. Dico bene? Sì, fate sì, prego. Lei di Castelfranco, quindi. Sì, buongiorno a tutti e a voi ragazzi, e mi scuso per l'arrivo, ma non sono stata avvisata che era stato cambiato l'orario e quindi sono arrivata un po' tardi. E io vi porto i saluti ovviamente non soltanto da parte mia, diciamo con l'azienda di Castelfranco che sono qui nel territorio, ma ovviamente anche da un'industria Treviso della quale sono vicepresidente, ho la delega per il capitale umano, e proprio per questo vogliamo riportare, diciamo, che un'industria Treviso è sempre vicina a questo territorio, perché crede che lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze dei ragazzi del nostro territorio, cioè del capitale umano che abbiamo in questo territorio, sia fondamentale per la crescita anche del territorio, delle nostre imprese e quindi anche di tutti i componenti all'interno della nostra area. E, proprio per questo un'industria Treviso cerca di portare e fare i collegamenti tra la scuola, il mondo della scuola e il mondo dell'imprenditoria, cercando, diciamo, di apportare, e qui ne abbiamo una testimonianza di una delle imprenditorie delle eccellenze che ha queste sinergie, e abbiamo un progetto, appunto, testimoni di impresa nella quale appunto vengono fatte queste visite aziendali per dare questa possibilità ai ragazzi di conoscere quello che il territorio può offrire come mondo imprenditoriale e quindi quelle che sono le possibilità di lavoro in questo territorio. Ovviamente le imprese, come abbiamo detto prima, devono essere innovative, devono essere competitive, perché devono rapportarsi non solo con un mercato interno ma anche con un mercato internazionale, e proprio per questo devono avere anche un capitale formato, capitale umano formato, quindi vuol dire che i ragazzi devono avere anche quelle competenze specifiche, tecniche che ogni settore richiede. Nel nostro territorio abbiamo veramente una varia sfaccettatura di imprese, abbiamo aziende metalmeccaniche, abbiamo aziende nel mondo alimentare, abbiamo della moda, nell'elettronica, e quindi abbiamo veramente tante sfaccettature e ci sono delle competenze tecniche. Ovvio che tutte queste competenze devono essere anche accompagnate da tutta quella serie di competenze che noi le chiamiamo trasversali, che fanno sì che tutte queste competenze possano essere messe in pratica, cioè il saper lavorare in gruppo, il saper rispondere a delle determinate richieste con competenza, spirito di sacrificio, sono tutte quelle competenze che a volte sono marginali, che magari non c'è una materia specifica a scuola che viene insegnata, ma che in realtà ognuno di voi deve fare tesoro e che devono essere portati avanti, perché senza di quelle, senza la volontà e il piacere di conoscere, di imparare, non si va da nessuna parte. Penso che appunto se si sta a scuola ognuno ha il suo compito, noi facciamo gli imprenditori e cerchiamo appunto di creare un prodotto, e creando il prodotto diamo lavoro. Voi ragazzi dovete, il nostro lavoro è quello di studiare, e se si sta a scuola e si utilizza al meglio il tempo che si è a scuola, ovviamente questo porta anche dei frutti. Quindi adesso voi ragazzi siete anche, penso, mi pare che siete ragazzi di quinta, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, quindi in realtà questo percorso siete ormai arrivati a conclusione. Vi devo dire solo una cosa, che però imparare e conoscere qualcosa di nuovo non è mai, diciamo, non siete mai arrivati alla conoscenza ottimale, c'è sempre qualcosa da imparare. Proprio per questo, infatti, come un'industria anche Treviso, noi riteniamo importante, e la formazione va fatta sempre passo dopo passo ed è una costante all'interno delle nostre imprese, perché nel momento in cui uscite dal momento della scuola entrate nel mondo del lavoro, ogni giorno ci sono delle variazioni del mercato che comportano anche delle variazioni delle vostre competenze, magari per poter mantenere il vostro lavoro. Ecco che quindi bisogna sempre essere pronti e preparati,
essere efficienti, ma anche dare proprio la disponibilità di imparare sempre cose nuove, perché questo vi dà modo di avere maggiori opportunità di lavoro in questo territorio, qualsiasi altro, diciamo, altra realtà che volete andare, anche se volete spostarvi all'estero, non è che le cose siano diverse. Quindi vi auguro quindi adesso un buon lavoro per il completamento di questo ultimo vostro anno e niente, saluti a tutti. Ringrazio innanzitutto la scuola che mi ha invitato a questa presentazione e mi auguro che ci siano anche altre opportunità, magari anche per spiegare cos'è la mia realtà, ma ci saranno altri modi, che faremo altre visite e la possibilità di conoscere anche aziende di questo territorio specifico di Castelfranco. Grazie.